nasconde Batman? Ma dove può essere? Bandello, cipiglio, schizzoso com'è? Speriamo che venga da me! Andiamo guai! Mandalo capo! Se puoi scappare! Chiedo scusa, ok? Pare che Joker abbia paura di me. Non mi ha lasciato uscire. E ha fatto bene. Non mi piace chi mi fa perdere tempo. Dovevi saperlo. Provare a uccidermi è stata una perdita di tempo. Beh, ormai non dovrei più preoccupartene. A meno che altri offrano 50 milioni di dollari. Non ero preoccupato. Continuate così! Vi spaccherò in due!
un fremito. Anch'io mi sento come un bambino ossessionato da un grande... Lascialo andare. Io? Io ti capisco. Hai avuto la possibilità di lasciarmi morire e non l'hai fatto. Scommetto che adesso te ne stai pentendo. Ho ucciso tante persone. Ho messo in ginocchio la città. Annientato la polizia e non è nemmeno arrivata l'ora di aprire i regali. Silenzio! Cominciamo. Ok, ok. Dunque, quel che il nostro amico Bane ha in mano è un cardiofrequenzimetro. Una volta indossato, ogni battito del suo piccolo cuoricino caricherà la batteria di questa sedia elettrica. E quando sarà completamente carica... Perciò uccidi Bane? No. Non lo ucciderò. Invece lo farai. Mi affronterai con tutta la determinazione o morirai. Qualcuno oggi deve morire. Io, tu o il clown. Decidere chi di noi avrà questa sorte spetta solo a te. Un uomo compassionevole sarebbe a casa a piangere la terra. Suo servitore e amico di una vita. E invece tu sei qui. Affrontami! Oh! Ti sento
Non ti muovere! Forse non dovresti muoverti tu. Santo cielo! Attento, Jim, se si attiva la sedia scarica 2000 volt, non ti salverai. Tu non devi... Jim, siediti, Jimbo. Friggeremo insieme, come due crocchette di patate. Libero. 250 carica. Ho un battito. Poi ti faccio ripartire il cuore. E ti ammazzo di nuovo! Che tu possa trovare nella morte la pace che non hai trovato in vita. Non è la pace che cerco. Userei qualche corporazione. Andranno forte. Affrontami. Finita! Smettila, Joker! Lascia andare il capitano Gordon! Già, consegna l'arma, pazzoide! E se invece io elimino te? Gordon! Ecco lo spirito natalizio! Mi piacerebbe restare a festeggiare la tua vittoria, ma ho delle calze da riempire, del vischio da appendere e circa 15 grattacieli da far saltare prima dell'alba! Ciao! Per fortuna è il giubbotto. Ha preso la mia arma! Gordon, Joseph, ho bisogno d'aiuto per fermare Joker. Il nostro aiuto? Sei tu il cosiddetto vigilante. O un omicidio ti basta per stanotte? Bane ha un arresto cardiaco. Ho pochi minuti per rianimarlo prima che sia tardi. Vuoi dire che non l'hai... No, non è così che agisco. Ora andate. Non mi lasci altra scelta, Mr. Wayne.
cosa sappiamo del TN1, il composto trovato nel laboratorio di Bates? Controllo immediatamente, Sir Bane si è iniettato una dose di TN1. Ha 10 minuti prima che raggiunga la piena potenza. Dopodiché, se riuscirà a prenderla, la ucciderà. Bullock e Gordon, mi senti? Tutto bene? Harvey, devi toccare le uscite dalle porte principali. Vogliamo fare qualsiasi cosa. Joker vada al braccio della morte. Abbiamo circondato l'area, non ha modo di scappare. Spero che tu ne sia sicuro al 100%. Che diavolo? Ha bloccati nel braccio della morte. Chiedo rinforzi. Ripeto, qui capitano Gordon, chiedo rinforzi. Siamo bloccati nel braccio della morte di Blackgate. Joker ha bloccato Gordon nel braccio della morte. Devo sbrigarmi. Sir, ha solo 10 minuti prima che stiene uno facendo. Pronti quelle porte elettrificate a suo vantaggio. Finita, Alfred. Ho sconfitto Bane. Grazie per l'aiuto con Ben. Immagino che questa volta sia stato davvero sconfitto. È sotto controllo. E pare che il TN1 assunto da Bane gli abbia danneggiato la memoria. Ah, ciò significa che non rivelerà la sua identità. Così pare. Mi fa piacere, sir. E Joker? È ancora libero, ma non per molto. Qui capitano Gordon dalla prigione di Blackgate. Chiedo soccorsi medici immediati. Il direttore Joseph è stato colpito. Ripeto, il direttore Joseph a terra! Elicottero medico in arrivo tra 15 minuti. Dice di sbrigarsi!
Dov'è Gordon? Cecchino! Guarda un po' chi è tornato per lì. Ne ho abbastanza di te, ristorante. No, non ancora. Brutta caraccia! Al diavolo! Vuoi Joker? Prenditelo. Teniamoli lontani dal direttore. Così impara. Eccoli, preciso. Soli contro di lui. Cose si mettono male. Combatti bene. Ho avuto un'infanzia difficile. Qualcun altro è spaventato. Joseph, stanno per arrivare. Te la caverai. Dov'è Joker? È andato per quella porta, verso la cappella. Grazie. Questo non è divertente. Tutta questa... Devi sapere che sono una causa tensa. Non riesce proprio a entrarti in quella testa dura. Esistiamo entrambi grazie a loro! Arrenditi! Hai perso! Vero? Ti piace come ti fa sentire? Ne hai bisogno! Forza, bello! Picchiami finché ti sanguinano le nocche! E perché finirla lì? Sai che c'è solo un modo per fermarmi! I miei uomini l'avrebbero ucciso. Questa città merita di meglio. Sai, mia figlia ti considera un eroe. Ma devo comunque arrestarti. Rispondi, Gordon. Dove ti trovi? Sono nella cappella. Abbiamo Joker. Figlio di una gran... L'hai preso! Come ci sei riuscito? Mi hanno aiutato. Continuo a chiedermi perché non l'ho arrestato. Ma ora lo so, la verità è che l'ho lasciato andare solo per te. Perché tu credi in lui. Non so. Mi hanno messo a capo di un commissariato pieno di poliziotti corrotti. E non posso cambiarli. Così come non posso cambiare questa maledetta città. O almeno questo è quel che pensavo.
Un arresto cardiaco. È spassoso. Bella mossa, Batman. Oh, ci divertiremo. Un mondo. Ma forse posso dar loro qualcosa in cui credere. Forse lui può dar loro qualcosa in cui credere. Sapevo che prima o poi ti saresti fatta viva. E che succede se non firmo? Marcisci qui dentro o lavori per me. È stata una lunga notte, Alfred. Perché non vai a dormire? Non è nelle mie intenzioni, sir. Non finché lei non sarà al sicuro. Beh, se davvero te la senti, ho ancora qualche faccenda da sistemare e il tuo aiuto mi farebbe comodo. Può contarci. E quando tornerà a casa, potremo finalmente gustare la cena di Natale che ho tenuto in caldo per lei, per colazione.